Many fresh in the building, and you already know what the fuck is going on. Chino Manek, flexer anche te. Damn girl, oggi siamo qui con questa bellissima signora. Presentati del tuo nome. Ma lo sanno già. Chi sei? La bonjour? Mami. Bonjour mami, you feel me? Siamo qua per rispondere alle vostre domande che mi avete chiesto sul post che ho fatto su YouTube. Speriamo che avete fatto delle domande interessanti, se no sto video andrà cestinato. Ask to Kim, quanto ti ha pagato Manny? Non mi ha pagato. Hai visto? Bitch, sono così fresco che adesso si congela pure lei. Ask to Manny, quando la prima giolla ha 16 anni e c'è una domanda per te che però finché non pagano qua noi queste cose non le facciamo. Vuoi leggerla? Puoi tercare davanti alla telecamera. Nuda o in mutandina? No, no, fallo vestita. Non fallo. Esistono. Vestita, non nuda. Sì, ma senza musica poi. Tu, tu, make that booty twerk. Make it taste. Tu, tu. Allora, Ask to Manny, ti sei mai scopato Kim? Non si può dire, fate delle domande un po' più aperte. Puoi fare sempre le solite domande. Sì, ne, ma che palle. Qual è stato il posto più strano in cui hai mai scopato? Io, McDonald's, ho detto. Kim, hai mai scopato con Manny? Se vuoi puoi scopare anche con me. Allora, io e lei scopiamo quando è sporco per terra. Lei prende il paletto e scopino, io prendo la scopa e ci troviamo. Se volete veniamo a pulire la vostra casa, i film. No, ma allora devo venire a pulire la nostra. Minchia, vedi? Sta ragazza è troppo strana. Flexa più di me. Mi viene un po' di vino da 500 euro. Prossima domanda. Questo mi piace come ti ha chiesto la domanda. Fa Ask Bionda Buona. Le esci dai qualche video hot con Manny? Allora, stiamo programmando delle live, i filmi, nel quale voi dovete donare e gli faremo togliere i vestiti fino a un certo punto. Però sotto il capo non facciamo un cazzo, bitch. Puoi confermare? Confermo. Ti piace la collana che ha al collo? Sì, mi piace. Domanda alla ragazza. Quando stai con Manny, come fai a non congelare? Faccio la giacchetta in casa, non so. Ask to Manny, cosa ne pensi di Travis Scott? Un bravo, è il mio rapper. Cantante preferito. Infatti il mio cane si chiama Travis, però lui è bianco. La domanda era per me, ci sono. Ah, era per te? Questa sì. È per te. No, non rispondo. È una domanda scomoda. Ma come? Siete personaggi scomodi. Va bene. Ask to Manny, si tromba più in Europa o nel ghetto? Secondo voi nel ghetto? $20 c'è il servizietto gratuito. Ma non è gratuito, se lo paghi $20, bro. È vero, non è gratis se paghi $20. Scusate, scusa, ma scemo. Il vino da 500 euro mi sta andando alla testa. Comunque è mega top la luce puntata su di te. Dai che poi si eccitano se mangi la cicca così. Questa è una domanda figa, puoi rispondere anche te. Meglio Svizzera, Italia o USA? L'America è figo per fare i soldi, per le tipe e per la droga. La Svizzera ci sta se hai 80 anni. E l'Italia è figo per andare a far serata. Te invece cosa ne pensi? Uguale. Questa per me invece, Ask to Manny, ma quanto scopi al giorno? Se sono a Milano, faccio qualche storia, mi arrivano 3-4 tipi al giorno. Se sono a Lugano, è dura. Se sei a Lugano, ti arrivano le MILF. E la domanda è per la bonjour. Ask to Kim, come ti sei conosciuta con Manny? Allora, io ero andata a Seattle, l'ho vista in un set fotografico e ho detto, cazzo, sei figa e parli pure italiano, collaboriamo. E dopo di che ho scoperto che faceva la Playboy finita su dei giornalini in America della Rolling Stones. Ed è così che ci siamo conosciuti. I'm a baby toad in Rolling Stones. Ti ricordi che... Lo stronzati. Ho andato in gola, ragazzetta. Non è abituata, ragazzi. E questo mi chiede da dove è nato 1200 al giorno. 1200 al giorno era quando vedevo l'eroina. Praticamente 3 grammi li vendi a 150, fai 150 per 8 uguale a 1200. Voglio il cash e le... Voglio il cash e le puttane. Dillo Pantuvea. Non è una gallietta con... Qual è la collana più costosa che hai comprato e qual è il suo prezzo? Queste 8K. Questa è la collana che ho comprato, più costosa. Queste sono vere però. Anche se sembrano fake, ma sono vere. Questa è interessante, leggi la te. Quando un porno tu e la bonjour mami? Quando ci pagano 20K. Cash però. No, 21K. Questo mi chiede, hai chiarito con cane secco? Vabbè, non è importante. Secco questo cane. È per te. Flexi anche tu come Manny. Sì, minchio. Dice no, Manek. Damn, flexi la mia collana, sto no. Ask to Manny, dove le trovi tutte ste brave ragazze fighe? Perché fighe così?
nei cornflakes. Cosa mangio la mattina io? Cornflakes. Oh, ok. Come hai imparato ad essere indifferente agli haters e ad essere come sei oggi? Boh, quando sei sicuro di te, i film te ne sbatti di ciò che dice la gente, eh? Adesso fammi bere un goccio. In futuro porterai un video della gang in America, ne arriveranno presto. Però prima sto puntando sulla pussy. Questa è una domanda per te, leggila ad alta voce, please. Quanto sprechi per i trucchi? Tu e Manny state assieme? Allora io, boh, non tanto nei trucchi, perché mi trucco poco, perché ho una bella pelle, cioè una buona pelle, e non ho bisogno di comprare trucchi da 80 euro, 90 euro, 100 euro. Mi basta una matita di 3 euro, un fondotinta da 5 euro, sono già fatta, cioè. Visto, onesto. La seconda domanda io è... Io e Manny... No, non lo diciamo. Non si può dire. Ancora? Top secret. Un'altra domanda per te. Le tue sopracciglia sono vere, le mie sopracciglia sono tatuate. Mistero risolto. Sempre me lo chiedevano. E questa è un'altra domanda per te. Quanto sei rifatta da 1 a 100? Allora ragazzi, io dico per l'ultima volta, ok? Io sono tutta naturale. Sopra e sotto. Ok, questo è vero. Anche se voi pensate che silicone, questo... È vero. È vero. Tutto real, bitch. E mai così quando ho un culo perfetto tutta la giornata, è figo, guardate che no, anche in faccia dicono che sono rifatta, ma dove? Questa è una domanda per me, che però te la faccio leggere a te. Tette o culo? Cosa preferisco secondo te? Culo. Culo. Questo ti chiede una domanda a te e a me. Prima volta che età? Boh, sarà 15 o 16. Boh, sì, anch'io. Oramai tutti quanti si svergirano a quell'età, non è che... Sì, sì, sì. Però ora che sei nel 2018, cioè le ragazzine di 13-14 anni la danno bianca a quell'età per il tag su Instagram. Allora, sei un boss, quanto scopate al giorno? Qual è la vostra posizione preferita? Mi saluti? Continua così. Ciao Andrea, la mia posizione preferita è quando la tipa 90 e te sei dal dietro. Così se è brutta tu la faccia non gliela vedi, hai finito e la mandi via. La mia posizione preferita è 90, 69... E tipo, il tipo messo così e io sopra il tipo così. Cos'è lo smorza candela? Così. È lo smorza candela. Axto Man, il tuo record di volte che hai fatto sesso in un giorno? Cioè, la mattina, mezzogiorno, la sera, finché la tipa te la fai tutto il giorno. Questo fa per te idem. Quante volte in un giorno? Io lo farei 6 volte. Questo sei è per te? Hai mai pensato di andare su Pornhub o comunque un sito porno? Sì. Dirò la verità, sì, quando ero più giovane. Ma adesso che sono cresciuta ho realizzato che si può fare di meglio. Tipo creare un sito porno proprio tuo. Che genia, gestire tutto con i veri papponi. Esatto. Axto Manny, cosa ti ha detto tua madre quando ha saputo che tu fossi famoso? Niente, perché a mia madre piacciono i soldi come me. E noi ne facciamo un cazzo. Anche quando io vado devo lavare i piatti, dico... E mia mamma dice... Vai a lavare i piatti! E io la guardo e gli faccio, ma sai chi sono? Guarda che sono la Kimberly Montana, mi guarda e mi fa, mi devo usare il diavolo per lavare quei piatti di merda. Onestissima, questa è un'altra domanda per te. Di che nazionalità sei? No, sono verità. Dominicana e asiatica. Coreana. Ma anche lei sa usare le chopstick comunque. Le chopstick sono i legnetti che usavi oggi. Ah, sì? Non sai cosa sono i chopstick. Sushi. Hai mai parlato con 6ix9ine? No, ma tipo ci sono stato 5 metri vicino ed è intoccabile, siccome c'è sempre 20 secondi attorno. A me aveva chiesto di accoppiarmi, però non parlavo inglese, perciò... Cosa ha detto? Return of Fuck with me tonight? Qualcosa di simile, fa vieni con me in albergo. E io facevo così, così. Però non capivo quello che sono andato. Diceva, no, non sei troppo fresco, bitch. Se mi dai una colorata... Sei troppo colorato, mi ricordavo. Sei troppo colorato. Hai mai fumato in un giorno più di Snoop? È già capitato, quando facevo 10 canne al giorno negli US i film. No, però comunque è impossibile fumare più di Snoop Dogg. Wiz Khalifa magari. Magari, no, ma nemmeno. Ma nemmeno. Tossici. No, non sono tossici, sono fattoni, è differente. Questo invece è per te. Sei più figa te o Elettra la puttana? Tenda. Elettra non mi piace il tatuaggio che ha nel culo. No, Elettra non mi piace. Anche la faccia un po' papera. Ma no, non mi piace niente di lei, però non è una puttana, perché puttana? Esatto. Non scoprirei. Prossima domanda. Axto Man, sei fidanzato? Se no ti piacerebbe stare con la bionda? Ne riparliamo quando non ci sarà lei. E Axto Man, guarda che se non ci sono le metti nel web io lo vedo. Ora tornando a questa domanda. Bionda, sei mai finita su un sito porno? Se sì, di tua spontanea volontà.
No, però una volta c'è questo tipo che gli ha preso le foto, ha messo un video su YouTube scrivendo: la ragazza di Manifresto mi invia foto nuda. Che poi non era nuda. Sì, ne erano il set fotografico per una rivista che le ha screenshotate e le ha messe su un canale YouTube. Dicendo che gli ho inviato io. Prossima domanda: cosa ne pensi della scena rap trap italiana? Esci il pezzone. Allora, purtroppo in Italia sono tutti quanti cosplayer, cioè che vogliono copiare gli americani. Manifresto c'ha il flow perché l'ha vissuto in America i film. Te cosa ne pensi della trap rap americana? L'italiana? Scusa. Oh, ogni paese il suo. Ladies and gentlemen, siamo giunti alla fine del video. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non vi è piaciuto... Non lasciate comunque mi piace. No, a me non me ne fotto un cazzo. E lasciate comunque mi piace. Onesto. Vi ricordo ancora di seguirmi su Instagram, Fresh with Cash, seguite pure lei. Bonjour mami, 90. E nulla, noi ci vediamo presto, per Tunnel Story, filmi, Here's Gonna Hate, continuano ad arrivare bottiglie, e niente, è ora di bere. Buonanotte. Bitch, 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 bitch.